Allora, ciao, sono Bettin. Oggi presenterò Test Driven Development con TakeXL and Easy. Accendo un attimo. Allora, vi saluto. Adesso. Cominciamo con la presentazione. Allora, vi presenterò Test Driven Development con TakeXL and Easy. Partiamo un po' con i dettagli. Sono Bettin Beja, sono più o meno 2 anni che lavoro nel mondo da Linux. Prima facevo il full stack di .NET Developer con C Sharp, Visual Basic, integrazioni SSIS. Diciamo tutto, i miei dati sono questi che sto sharando nello schermo. Potete andare a controllare il mio GitHub perché di solito cerco di fare un po' di contributi nell'open source, così do qualcosa alla comunità, visto che nel Dynamics la comunità è abbastanza grande, insomma. Ho imparato molto da quello che hanno condiviso gli altri e voglio fare lo stesso. Allora, comincerò a spiegare il perché del test driven development, poi vi parlerò di TakeXL and Easy, a spiegare un po' cos'è. Parlerò un po' delle entità early bound, perché c'è sempre questo discorso late bound o early bound nel Dynamics, ma io vi parlerò più a cosa sono utili nei te unit test, insomma. E poi vi farò una demo live del codice, insomma, così vediamo quanto è facile sviluppare usando la metodologia Tezzerino. Allora, il perché il test driven development? Praticamente il modo migliore ultimamente che stanno adottando molte aziende è il agile. E praticamente ci sono cicli veloci per fare almeno una minimum viable product e poi continuare a iterare lì per migliorare sempre il prodotto, insomma. Però questi cicli, diciamo, di solito il più corto è di una settimana, si fanno anche più lunghi o più corti, però lo standard di solito è 1 o 2 settimane per fare una release del prodotto, insomma. Comunque, i cicli hanno l'idea di produrre degli artefatti o dei pezzi di codice oppure funzionalità del prodotto, che l'idea è che produrre tanto e produrre veloce, così possiamo anche scartare le cose, cioè possiamo provare un'idea e se non è valida lo possiamo scartare. Però la stessa cosa possiamo fare anche mentre stiamo sviluppando il codice, perciò possiamo adottare il ciclo rosso-verde refactor. Praticamente cominciamo a scrivere un unit test per il codice, quel test fallisce, poi cominciamo a scrivere la nostra funzionalità così il test passa. Poi possiamo fare quando i test passano, possiamo fare dei refactor in sicurezza. Cioè possiamo migliorare il nostro codice senza romperlo. Al momento che queste migliorie fanno fallire dei test, possiamo andare a riscrivere i test e a mi migliorare, diciamo, quello che si sta testando, e così ci sono dei cicli abbastanza veloci che aggiungono qualità al codice. La cosa migliore del test driven development è che alla fine ci saranno tanti unit test che ti assicurano con una certa
che produci del codice con una certa qualità. E così i bug li possiamo, la maggior parte dei bug, diciamo, non tutti, li possiamo capire già nello sviluppo e non dobbiamo attendere che l'utente finale ci dica che c'è qualcosa che non va nel sistema, insomma. Poi per fare sta roba di solito ci sono dipendenze, perciò quando si scrivono i unit test si cerca di scrivere unità, cioè di testare unità abbastanza piccole del codice, di separare il codice da altri sistemi oppure da altri classi, cioè si può fare una separazione così si possono scrivere dei test ripetibili. Praticamente per separare le dipendenze li dobbiamo in un certo modo spegnere oppure dobbiamo creare degli oggetti che sono delle dipendenze fittizie. Perciò c'è la logica degli stub fake e mock. Praticamente gli stub sono implementazioni, diciamo, dato un input danno un output predefinito, diciamo. Così invece di chiamare una web API abbiamo il metodo che deve chiamare la web API, deve restituire un certo valore, creiamo uno stub e sostituiamo, diciamo, quell'interfaccia che ha il metodo con un'implementazione fittizia. Quel metodo ci restituirà sempre il valore che ci aspettiamo per il test, così possiamo testare la funzionalità che consuma quel servizio esterno, diciamo, oppure quel metodo di un'altra classe che per il nostro test, diciamo, è un servizio esterno. Anche le classi interne si possono pensare come servizi esterni. Nel Dynamics la dipendenza maggiore, diciamo, è il dynamic stesso, perciò quando dobbiamo sviluppare un plugin, per esempio, per testarlo lo dobbiamo portare nel sistema e poi se c'è un bug dobbiamo capire cosa c'è che non va facendo con i trace oppure con il debugger, che è comunque molto lenta come procedura. Il metodo più veloce che possiamo fare è praticamente sostituire il Dynamics con una rappresentazione in memoria, diciamo, del sistema. Questa cosa viene fatta con FakeXRMeasy, è una libreria open source che ha creato 6 anni fa Jordi Montana. Praticamente l'ho trovato su il codice su GitHub. L'idea è che usando FakeXRMeasy si possono scrivere le unit test pure, diciamo, cioè che non hai più dipendenze perché Dynamics è un'implementazione fake, appunto, in memoria, perciò i test sono abbastanza isolati e sono ripetibili perché il risultato sarà sempre lo stesso, non come se si fanno gli integration test, diciamo che usando un'istanza vera di Dynamics, in cui è molto più difficile fare una cosa ripetibile, perché i dati si possono anche cambiare, e poi c'è la latenza, diciamo, per chiamare il sistema. Invece qua l'implementazione in memoria, perciò non c'è nessuna latenza e i test finiscono in secondi, diciamo. Se andate in FakeXRMeasy ci sono più di 4.000 test scritti per testare la libreria. Come vedete, io sono contributor su questa libreria, sono il secondo praticamente dopo Jordi. Sono contributor da quasi 2 anni ormai. Il mio primo commit è stato nel 2018 a ottobre. E poi continuo a fare delle pull request,
In totale ne ho fatto 28, delle quali 5 sono ancora in attesa, perché attualmente Jordi sta lavorando alla versione 2. Ha messo un po', cioè, ha la priorità di rilasciare la versione 2. Insomma, dopo il rilascio comincerà a rivedere le pull request vecchie. Come ho detto prima, vi parlerò anche delle entità early bound. Il perché. C'è il concetto delle late bound, cioè praticamente è il modello base che ti offre l'SDK di Dynamics con le entità e le relazioni e poi con le classi, diciamo, di base tipo l'option set value, money. I plugin costruiti con late bound, diciamo, sono più leggeri perché stiamo scrivendo, diciamo, il codice base dell'SDK. Il problema è che si ha la necessità di conoscere molti dettagli dell'SDK perché non c'è un controllo della correttezza dello schema, diciamo, delle richieste che facciamo verso il Dynamics tramite l'SDK. Perciò qualche errore di tipi lo possiamo capire solo quando si esegue quella query. Perciò cioè, l'unico problema, diciamo, dei late bound è questo. E poi normalmente si consiglia di usare le costanti e non lasciare tutte stringhe nel codice, se no è un casino. Poi c'è il concetto di early bound, che praticamente sono le stesse classi dell'SDK, però usando dei tool che generano le classi di modello, diciamo, come il CRM Service UP, possiamo generare queste classi che hanno praticamente delle property con il modello giusto del Dynamics nel momento in cui noi abbiamo sincronizzato normalmente. Ci si facilita la scrittura del codice e dei test perché in questo modo non dobbiamo sapere, diciamo, a memoria i tipi dei vari campi perché abbiamo le proprietà che sono tipizzate, perciò possiamo scrivere il codice più facilmente. Diciamo che il problema, il contro dell'early bound di solito è perché i plugin diventano più pesanti perché molto spesso si genera, diciamo, tutto lo schema del Dynamics, almeno quello delle entità che noi vogliamo usare nelle nostre query oppure nei nostri plugin. Per questo io ho fatto un tool che un po' aiuta perché puoi scegliere diciamo gli attributi che vuoi generare, non generare tutti i campi dell'entità, ma generare solo quelli che devi usare. Però cioè, è questo. Nelle unit test, diciamo, l'early bound ti aiuta perché aiuta nel sapere lo schema del Dynamics, perciò i test sono più precisi perché la presentazione in memoria del Dynamics sarà più simile a quella vera, diciamo. Invece, se non usiamo gli early bound, che è possibile fare gli unit test senza early bound, a volte sarà necessario specificare anche i metadati, diciamo, del sistema. Cosa non molto facile e un po' laboriosa. Per quello si consiglia di usare l'early bound. Praticamente la teoria era questa, io passerei in una dimostrazione di questi concetti, insomma, in pratica. Adesso vorrei aprire Visual Studio. Faccio un nuovo progetto. Io cioè, ho
Ho creato un template, diciamo, per i plugin Dynamics. Praticamente che mi aiuta a creare, diciamo, a non fare copia e incolla di alcune classi di base, insomma. Mi fa, oltre a quello, mi fa il signing del il strong name, insomma, del. Aspetta. Ok, allora mi fa il strong naming del pacchetto. Praticamente c'è quel progetto lì, mi ha appena creato questo qua che ha una plugin base che trovate anche su GitHub, insomma, tra le mie contribution. E poi ha già fatto il signing del progetto, ha già, diciamo, messo le dipendenze per l'SDK, la versione 9 ovviamente, perché ho fatto con quella, ma si possono fare anche le altre. Cioè, ha messo i pacchetti NuGet. So che non è molto consigliato usare YelmMerge, però di solito abbiamo dipendenze che non possiamo fare a meno, e questo installa pure YelmMerge, insomma. Allora, questa è la base dei plugin. Per fare delle unit test basta fare un nuovo progetto che sarà una semplice class library. Che possiamo chiamare con lo stesso nome del plugin con l'estensione .test, insomma, così si capisce i test per quale libreria sono. Abbiamo creato il nostro progetto, aggiungiamo la referenza del progetto dei plugin, poi aggiungiamo, diciamo, i pacchetti NuGet che servono per fare gli unit test. Io preferisco XUnit, però si può usare qualsiasi libreria di test perché non c'è una dipendenza di fake XR MISI su quale libreria di test si usa. Poi bisogna installare anche XUnit Visual Studio, così i test sono visibili con Test Explorer. E poi la libreria che ci interessa a noi è fake XR MISI, la quale ha delle versioni diverse in base alla versione dell'SDK che si sta puntando, diciamo. Perciò noi sceglieremo Fake XR MISI versione 9. Ci mette un po' a scaricarlo, però sarà pronto a momenti. Cominciamo, diciamo, a fare un po' di preparazione mentre questa scarica del nostro plugin. Io, cioè, voglio fare un semplice plugin sull'entità account. Allora, io cerco di ordinare, insomma, i plugin in questo modo, però quello dipende da ognuno di voi, insomma, ognuno ha il suo modo di organizzare il codice. Voglio fare un plugin che praticamente mette un vincolo su tutti gli account che devono per forza avere una primary contact. I plugin normalmente devono essere pubblici, pubblico, insomma. Poi
l'inglese, che è la classe che genera, diciamo, il mio template. Quello che vogliamo fare è scrivere, diciamo, un test per questo plugin, che non abbiamo ancora sviluppato perché il modo di fare del test driven development è che tu scrivi il test prima di scrivere il codice della funzionalità, insomma. Allora, allora, abbiamo la nostra classe che sarà la classe dei test. Come ho detto prima, questa classe, cioè, io uso, diciamo, il framework di XUnit per fare i test, però con XUnit un test ha un metodo pubblico che ha, diciamo, l'attributo fact. Voglio scrivere un test che tutti gli account, quando si creano, devono avere un contatto primario, insomma. Per fare i test di solito c'è la 3A, arrange, act, e poi la serp. Come dicevo, cioè, noi useremo diciamo, un'implementazione del Dynamics in memoria, e questa si fa creando l'XRM Fake Context di Fake XRM Easy. E poi, da questo contesto noi possiamo, diciamo, fare una execute plugin. E qua possiamo scrivere, cioè passare il nostro plugin come tipo, e poi si può fare l'execute. Adesso, se io faccio Apple Test Explorer, vedrò che c'è la mia classe di test. Altra cosa che faccio io di solito è ripulire un po' le namespace, perché diventa un po' più leggibile il codice, non lascio la base dei plugin nel namespace, è anche più pulito il lato plugin registration tool, diciamo. Poi se faccio il run di questo test, questo fallirà. Fallirà perché non questo. Allora, fallirà perché io non ho passato un contesto, diciamo, un'entità di contesto a questo account. Perciò mi dice non hai implementato il plugin. Ho scritto il mio test, fallisce, devo migliorare. Era il rosso, no? Adesso devo andare nel verde. Cioè devo cominciare a implementare il mio plugin. Nel mio plugin, come dicevamo, vogliamo che nel contesto ci sia un account.
Questo, diciamo, il plugin base che ho creato io c'ha un po' di metodi che ti possono aiutare nel usare gli SDK. Cosa che non ho ancora fatto è il modello early bound, diciamo, dei plugin. Perciò per velocità mi prendo un modello che ho generato prima e lo metto copia e incolla, insomma. Questo modello è stato generato con il tool che ho pubblicato anche su XLM Toolbox. Comunque, adesso ho le mie entità early bound, ci sono l'account e il contact. La prima cosa che voglio verificare è che il mio plugin abbia nel contesto un account, diciamo, no? Un'entità. L'errore che voglio scrivere qui in realtà è che mi manca il target, no? Perché se non ha il target, voglio scriverlo, cioè il target in realtà mancherà solo se ho registrato male il mio plugin. Comunque, voglio fare un'altra classe per i messaggi comuni. E poi il messaggio è che il target, cioè l'entità del contesto praticamente manca. Buona pratica, diciamo, usare le costanti il più possibile, così quando si scrivono i test possiamo verificare che quello che manca, cioè il messaggio di errore, insomma, non lo dobbiamo scrivere 2 volte, e se mai cambiamo e vogliamo testare che il messaggio sia lo stesso, cambiamo la costante e il test sarà sempre valido, insomma. Adesso, se faccio run del mio unit test, non è ancora verde, ma perché, cioè, prima insomma era che non c'era nessuna implementazione del plugin, adesso abbiamo un messaggio di errore che ci fa passare, diciamo, nel rosso, però nel rosso vero, non in quello di prima. Questo rosso significa che noi abbiamo fatto de delle modifiche del plugin. Adesso bisognerà migliorare il test, no? Perciò, passando nel test, possiamo fare una verifica del tipo uguale record. Comunque, noi in questo modo ci aspettiamo che il messaggio di errore sia comunque non riesco a, cioè che l'account deve avere il primary contact praticamente. Però in questo modo ancora non è il messaggio di errore, non è quello giusto. Possiamo anche verificare che non ho fatto farmi ok. Non è quello che voglio testare, ma allora exception
Ma ancora prima voglio testare che ci sia un messaggio di errore, perché può capitare che il test passa senza un messaggio di errore, mi fallirebbe perché exception is null. Se faccio run del test in questo modo, il test sarà verde, ma non è il verde che vogliamo noi, insomma, perché voglio verificare che ha un primary contact, no? Non che gli manca il target. Per creare il target, praticamente dobbiamo prima creare una rappresentazione del contesto, cioè del account. Che lo dobbiamo passare a fakeXRMD così fa girare i plugin con quei dati nel contesto. Poi dobbiamo creare un contesto fake fittizio. Mettere in questo contesto gli input parameter, aggiungere la target praticamente. Adesso, se faccio run del unit test, la target c'è, perciò fallirà il test. Allora, sì, non ho passato il contesto qua nel metodo che esegue, plugin context. Se eseguo ora, fallirà perché non dà quelle eccezioni che io mi aspetto. Praticamente non dà nessuna eccezione il plugin, perciò mi fallisce la exception. Quello che voglio fare io è che il messaggio sia un altro, insomma. Perciò torno nel mio plugin e poi scrivo, diciamo, la funzionalità. La prima verifica che ho detto era che l'account, il primary contact, non può essere null, cioè deve per forza avere un primary contact specificato quando si crea. Perciò se è null, io farò un invalid plugin exception, e qui devo mettere un messaggio. Come dicevo, bisogna usare le costanti, così abbiamo un po' di controllo su il risultato anche dei test. Il codice è molto più pulito perché non ci sono stringhe in mezzo, ma sono tutte centralizzate. Allora, se faccio il test ora, il test fallirà, ma perché il messaggio di errore, diciamo, è un altro, non quello che mi aspetto. Io volevo che questo messaggio sia il messaggio che deve avere un contatto. Perciò facendo il run, il test è valido. Oltre a questo, voglio aggiungere un altro vincolo che tutti gli account che si creano devono avere un nome, diciamo.
Creo il messaggio. Questo test qua fallirà perché non mi genera quel messaggio di errore. Poi vado sempre nel plugin, faccio un altro controllo. E mi aspetto con questa modifica che il mio test passa, no? Però non passa. Non passa perché come ho scritto i test, non ho passato una primary contact a questo nel contesto, diciamo, all'account che si crea. Il test del nome non lo sta facendo ancora. Quello che posso fare, diciamo, in un certo modo è sostituire, cioè spostare per primo questo test qua, far finta che non avevo scritto questa. Adesso mi fallirà pure l'altro test, no? Perché ho aggiunto un vincolo che se non avevo aggiunto quel campo lì, falliscono i test, però per l'errore sbagliato. Devo chiudere velocemente perché il tempo sta per finire. Ora con queste modifiche i miei due test, diciamo, passano. In questo modo, cioè, possiamo continuare a aggiungere logica, migliorare, diciamo, i nostri plugin, avere de anche dei test che danno, cioè, ti assicurano della qualità di quello che stai producendo, ti assicurano anche che fai meno regressioni, non ti assicurano che non li fai per niente, ma fai meno regressioni. Io la vorrei chiudere, diciamo, ora. Se avete qualche domanda, ditemi voi, se no vado troppo lungo se continuo con le altre cose. Se no, do il controllo a qualcun altro, insomma.